Ciao, ciao a tutti amici e bentrovati su Travel Time and Talk. Io sono Pietro e continuiamo oggi le interviste dedicate al mondo del turismo, dei viaggi, dell'ospitalità e a tutti coloro che amano questo mondo straordinario in un momento in cui veramente stiamo ripartendo con tanta grinta, passione e motivazione. E oggi incontreremo una persona speciale da questo punto di vista, in senso di ripartenza e di contributo sicuramente per il mondo alberghiero. Lui è un grande professionista, un esperto, un profondo conoscitore del mondo dell'ospitalità alberghiera e di innovazione, certamente. Maurizio Mischi, lo incontreremo a brevissimo e ci racconterà la sua esperienza, la sua grande passione per questo mondo straordinario, soprattutto il suo grande contributo a tutti coloro che sono coinvolti nel settore. A tra poco! Ed eccoci, carissimi amici, come avevo accennato, con un guru dell'ospitalità, un profondo conoscitore del mondo alberghiero, sicuramente. Ciao, benvenuto Maurizio, eccoti con tutti Ciao quanti noi. Pietro, ciao, grazie per il tuo invito. È un vero piacere, sono io molto contento, molto onorato di averti come ospite in questa jam session dove faremo una bella chiacchierata con tutti coloro che amano questo mondo straordinario. Ma quanto amiamo questo mondo? Quanto lo amiamo? Beh, assolutamente tantissimo, no? Il mondo dell'ospitalità, il mondo del travel, no? È un mondo che penso in Italia sia indispensabile, intanto perché siamo un paese bellissimo, non dico il più bello del mondo perché ormai è una frase un po' abusata, no? E anche andrebbe un po' in detrazione ai tantissimi altri posti bellissimi che ci sono nel mondo, no? Però è sicuramente uno tra i posti più belli del mondo e il travel, l'ospitalità fa parte del sangue, no? Di noi italiani. Esatto, ha detto proprio giusto. Nasciamo in un paese chiaramente molto bello, con tante qualità, e giustamente poi te lo porti dentro. Comunque sia, qualsiasi esperienza anche di viaggio, personalmente vivo il mondo dei viaggi da sempre, ho vissuto anche in tanti paesi del mondo, però naturalmente poi è chiaro che senti in quella vena, no? C'è qualcosa di particolare che ti rimane dentro. Ma ci farebbe piacere, caro Maurizio, ci porti un po' indietro con le tue passioni, con i tuoi cammini, a proposito, no, di quello che stiamo dicendo. Sono sicuro che Sì. per quei pochissimi che ancora non sanno i tuoi cammini, i tuoi itinerari, sarà anche carino oggi poter così abbracciare con noi qualcosa di molto bello. Sì, a proposito, a parte di questo tema magari non parlo molto spesso, no, Pietro? Quindi ti ringrazio di farmi questa domanda perché ci si concentra sempre su quello che stiamo facendo oggi, tutti i giorni, no? Ma difficilmente certe volte abbiamo il tempo per ripercorrere i nostri passi nel passato. La mia è una, diciamo che è una formazione un po' sui generis, perché io non arrivo dal mondo, diciamo, della formazione turistico-alberghiera tradizionale, no? Io non ho fatto la scuola alberghiera, quant'altro, però ho fatto l'università di relazioni internazionali a Wow! Padova e quindi diciamo che il tema delle relazioni, che sono il cuore anche dell'ospitalità, E e certo! dell'internazionale, no? Che è un altro aspetto importante dell'ospitalità italiana, ce li avevo già un po' nel sangue, forse in quel momento. A Quindi dopo proposito ecco, di sangue. esatto, no? A proposito di sangue. Quindi dopo essermi laureato, ho fatto una serie di esperienze lavorative all'estero, tra cui ad esempio ho lavorato anche al Consolato Generale d'Italia a Barcellona, quindi ho avuto la possibilità in questi luoghi di approfondire appunto il tema delle relazioni, magari un po' più istituzionali, e dopo questa serie di esperienze che è durata circa un paio d'anni, in Italia mi è stato proposto l'opportunità, localmente, tra l'altro qui a Verona, dove io vivo in un paese vicino a Verona, la possibilità di essere coinvolto in una esperienza di ospitalità nuova che stava nascendo nell'allora 2005-2006, e pur essendo estraneo, diciamo, al settore,
ho deciso di accettare, d'altronde avevo 25 anni, quindi ecco. Insomma, a quel tempo no, venivo già da delle esperienze che mi avevano arricchito, e ho deciso di buttarmi, proprio di tuffarmi in un nuovo settore, e con tanta con tanta motivazione, con tanto entusiasmo, ho iniziato a frequentare tutto quello che era frequentabile, quindi dalle fiere di settore ai corsi di formazione sul revenue, sull'accoglienza, sulla contabilità d'albergo, quindi proprio le ho fatte tutte, perché sai, sono quei momenti in cui no, cioè la tua mente è molto aperta, divori tutto proprio, e quindi ti ci butti a capofitto. Di capofitto proprio, ma che bello, complimenti davvero, perché non avevo dubbi, intanto non avevamo dubbi, è chiaro, perché resta evidente un percorso, una passione combinata, un amore insomma che è lì, che non potrà mai andare via. Poi giusto ha detto tutto quello che potevo, è chiaro, si è giovanissimi, poi quando si ha naturalmente questa predisposizione, sai, perché poi magari c'è chi anche a quell'epoca, magari qualche tuo amico era predisposto a fare altro, e tu proprio nel tuo DNA, ecco, il tuo DNA era già alberghiero, insomma, era già della relazionale, e dunque ecco che ti è stato molto molto facile questo sicuramente. E oggi la tua mission qual è? Allora, la mia mission... Che domandona! Oggi, da domandona, no, la mia, ovviamente oggi, 19 di giugno 2021, la mia mission è quella assolutamente di aiutare, di fare la mia parte per aiutare l'ospitalità italiana a ripartire al massimo, ok? Io lo sto facendo nel mio piccolo... nella mia struttura alberghiera, che è ne parliamo esatto, tra l'altro, che sta in provincia di Verona, quindi ne parliamo dopo, durante la nostra chiacchierata, sì. No? E quindi noi lì veramente stiamo facendo il massimo per far sì che ogni singola persona che arriva nella provincia di Verona, italiana oppure che venga da un paese dell'Unione Europea o fuori, se grazie a Dio possono arrivare in Italia, Green Pass permettendo, e veramente trovino un ambiente di relazione e di personalizzazione, cioè dove veramente cerchiamo di dare all'ospite ciò di cui ha bisogno per soddisfare una propria esigenza. Questa è, diciamo, veramente l'attività quotidiana, no? Principale. Di tutti i giorni, principale, ecco. Quella che quando ti alzi al mattino c'è la prima telefonata, che è questa cosa qui. La prima preoccupazione al mattino è quella, ok, ecco. Poi sai che, essendo, diciamo, anche un carattere che fa un po' fatica a stare fermo, e pochi anni fa ho dato vita a una startup che si chiama Ancillary Guru, e con questa startup, di cui... ovviamente il nome dice un po' tutto, ok? Certo. L'idea è quello di aiutare anche i miei colleghi e tutti i professionisti che lavorano nel mondo dell'ospitalità a fare questa cosa, no? Quindi certo. A personalizzare, a far vivere un'esperienza unica ai propri ospiti attraverso i servizi ancillari, i servizi complementari che ruotano attorno alla camera. Che bello, tra l'altro noi abbiamo avuto modo e piacere, insomma, di incrociarci attraverso LinkedIn, diciamolo, perché va sempre detto questo benedetto contenitore, no? Di passioni, di comunicazione, di esperienze, e io ho avuto il piacere di incrociarti, e quindi, ecco, parlando di Ancillary, è chiaro che è uno strumento, un ottimo strumento di condivisione, di apprendimento, di, diciamo, supporto un po' così a carattere generale, veramente per coloro che come te operano quotidianamente, diciamo in prima linea, insomma, e quindi è sempre bello scoprire i tuoi racconti, le tue condivisioni molto specifiche, sì. No? In alcuni sì, momenti sì. Vedo che certo, sì, allora guarda, tante dico... cose. Un tema che mi sta molto a cuore in questo momento e di cui ho parlato in queste dirette live che abbiamo fatto negli ultimi 3 mesi, ora ci siamo fermati, insomma, con l'estate ci siamo dati un po' una pausa, no, per riposare, certo. Anche noi. Però il tema di cui abbiamo parlato è sempre stato il tema dell'innovazione. C'è esatto. Stato un fil rouge che ha sempre unito tutte le nostre live.
E innovazione, ci tengo bene io a specificare questo argomento, non come innovazione solamente di tecnologia, ma come innovazione a livello filosofico, ossia come si rinnova, come si innova l'ospitalità, l'accoglienza rispetto al momento, ai periodi in cui vivevamo l'ospitalità pre-coronavirus, no? Questa è una cosa importante perché credo che non si possa mai tornare indietro nella storia, no? Non si torna mai a quello che fu prima del coronavirus. Dobbiamo sempre pensare a un'ospitalità, a un'accoglienza che viene dopo, no? E quindi lavorare sull'innovazione è veramente il cuore in questo momento per dare veramente un'esperienza sempre più personalizzata ai nostri ospiti. Assolutamente, assolutamente, e capisco perfettamente quello che stai dicendo proprio da un punto di vista molto, molto profondo, interiore, no? Tu dicevi, no, insomma, da un punto di vista anche intellettuale, se vogliamo, sociologico, no? Come tu dicevi, perché ha a che fare con la relazione, ha a che fare proprio con questa comunicazione, no? In qualsiasi modo possa essere, ma ci auguriamo sempre quanto più fisica, ovviamente, operativa, dinamica all'interno delle strutture con l'ospite, no? Che viene a trovarci. Dunque, sicuramente l'approccio oggi deve stare, no? al passo, no? con questa sì. Metamorfosi che è avvenuta, no? Che sta avvenendo, già sì. Era avvenuta un attimino prima, durante il Covid è avvenuta a livello tecnologico tantissimo, no? Abbiamo visto gli sviluppi, no? Che individualmente ognuno di noi ha cavalcato, no? In qualche modo. E poi anche tecnicamente, software, gestionali, veramente mi viene, no, la pelle d'oca. Ma quanto è fondamentale quello che tu stai dicendo? Cioè bisogna implementare e associare ancor di più a tutto ciò proprio questo aspetto che tu stai dicendo, quindi sono molto contento che lo stai esprimendo. E a questo proposito, caro, io avrei una domanda specifica, ovviamente, no, che un po' abbraccia proprio la tua introduzione iniziale, il tuo cammino, il tuo percorso, che chiaramente ti ha portato a ricoprire delle figure importanti di gestione, di management, alberghiero, di ospitalità. Ma oggi cosa vuol dire essere un resident manager, un hospitality manager all'interno di una struttura ricettiva? Fermiamoci magari a un contesto nazionale, no? Insomma, perché chiaramente ci fa piacere a parlare a carattere generale, io lo dico sempre, nei podcast, nei video, insomma, non si vuole assolutamente, come dire, dare delle nozioni a nessuno, assolutamente, è un modo di conversare, ma dove si cercano anche di capire, no, degli sviluppi, come vanno a crearsi oggi, no, al seguito di certe situazioni, quindi anche, come dire, come figure, no, professionali, oggi come vedi tu questa figura, che cosa vuol dire oggi essere un resident manager? Allora, guarda, io credo che oggi si debba fare un salto di qualità. Cioè, il Covid e quello che è successo, appunto, come hai detto giustamente tu, è stata un'accelerazione di alcuni fenomeni che erano già in atto pre-Covid e che il Covid ha incredibilmente accelerato. Tra questo c'è l'importanza sempre maggiore di mettere l'ospite al centro di tutto i nostri pensieri, le nostre strategie, le nostre azioni quotidiane, no? Quindi io penso che sia importante passare dall'idea di resident manager all'idea di guest relation manager, nel senso che all'interno di una struttura ricettiva tutti quanti, a partire dalla figura di responsabilità, di riferimento, che una volta magari eravamo soliti chiamare hotel manager, ok, devono diventare dei guest relation manager, perché sappiamo che i nomi sono importanti, no? E quindi quando noi utilizziamo il nome hotel manager o resident manager ci riferiamo più che altro alla struttura ricettiva intesa nella sua fisicità, no? Perché la parola hotel manager, prima di tutto, no, ci fa venire in mente che cosa? Una struttura, no? Un edificio, ok? Invece il guest relation manager mette al primo posto il guest, ossia la persona che è il cuore di ogni azienda ricettiva, e la relation, quindi la relazione. Perciò la grande importanza, no, di iniziare a pensare a mettere la relazione al centro
e quindi lavorare principalmente in modo che tutte le attività, le procedure siano semplificate. Si deve arrivare veramente a un concetto di relazione agile, che è un termine che di solito si usa nel mondo dello sviluppo informatico, no? Quindi l'agile, quindi lo sviluppo agile, la gestione agile, no? Della relazione con l'ospite, in modo che la burocrazia sia messa da un lato definitivamente, ok? Grazie all'aiuto della tecnologia, ok? E che la relazione gestita in maniera agile, quindi in maniera intelligente, in maniera smart, sia messa al centro del nostro lavoro quotidiano, perché non ci possiamo più permettere, soprattutto un hotel manager, di mettere in primo piano le procedure e la burocrazia anziché la relazione con l'ospite. Molto interessante, e chiaramente non abbiamo tanto tempo, ma è anche centrale questa tua considerazione, questo tuo commento, opinione a riguardo, perché è risposta naturalmente, perché qui si aprono altre considerazioni, chiaramente, no? Da questa prospettiva mi viene in mente subito, no? All'interno di una dinamicità, di una quotidianità alberghiera, ma chiaramente parlerei di situazioni croceristiche, parlerei di situazioni di resort, parlerei di situazioni familiari, no? Dove devi intervenire in termini di compensation, no? Che diciamo questo segmento può avere una facilità di risoluzione laddove ti metti in questa ottica che veniva espressa bene da te, vale a dire questa capacità interpersonale, no? Di entrare con l'ospite e di percepire l'ospite, di sì. Fare in modo, no? Da un punto di vista relazionale, di optare anche a discorsi, no? Di compensazioni, se vogliamo, commerciali, oppure di tamponare la problematica, no? E dunque, anche da questa prospettiva, no? È fondamentale la dinamicità, capisco quello che tu dici, sì. No? Dell'agilità, la dinamicità, proprio sì. Di non sì. Tirarsi indietro, ci sono, sì. Sono presente. Sì, e soprattutto Pietro, la cosa che hai detto tu, no? Riprendo il concetto del compensation, no? del tamponare, ok? Che la falla si tampona quando si è già creata, ok? Il guest relation invece ha proprio questo obiettivo, perché se noi ci concentriamo sulla relazione fin dal principio e creiamo la relazione, abbiamo già prodotto i presupposti per fare in modo che le falle non si creino. Oppure se si crea un disguido, un problema, ok, non si trasforma in una falla, perché se abbiamo creato la relazione è stata costruita, instaurata fin dall'inizio nella modalità corretta, tutto quanto diventa molto ma molto più semplice da gestire. Invece quando ci preoccupiamo di gestire la procedura perché il GDPR ci impone di raccogliere la privacy in un certo modo, la PS perché la pubblica sicurezza ci impone di raccogliere i dati in un certo modo, per carità, tutte cose sacrosante, però mettiamo in terzo piano la relazione, perché prima arriva la PS e poi arriva il GDPR e per ultimo arriva la relazione. E questo è il problema che secondo me dobbiamo scrollarci grazie alla formazione e grazie alla tecnologia associata alla formazione. Bellissimo, sì, giustamente è un collante, è una linea che va tracciata, no? Tutto quello che noi stiamo dicendo è proprio, sono oggi dei passaggi obbligati. Sì. E la stessa domanda riferita a quella del resident manager, hotel manager, è chiaro che vuole avere, diciamo, un risvolto proprio in termini anche più generale di squadra, no? Di quanto mm-hmm. la formazione, come tu dici adesso, giustamente, è fondamentale, perché c'è poco da fare, torniamo proprio alle basi, torniamo al benvenuto. Ecco, adesso mi viene spontaneo questo sorriso. Sì, ma certo, ma questa scherzando. Espressione che ci ha accompagnato, no? da sempre, naturalmente, per predisposizioni o meno, ma comunque dobbiamo tornare a questa sicuramente consapevolezza, desiderio, volontà e piacere di essere dove sì. siamo. Certo,
Molto dipende un attimino dall'azienda. Guarda Pietro, io ti faccio un esempio molto molto concreto. Durante il primo lockdown dell'anno scorso, okay, ebbi una serie di scambi telefonici con una serie di albergatori e anche di loro collaboratori, no? E si parlava di temi come ad esempio il web check-in, il sì, self check-in, no? Che diventarono furono molto di moda, no? nel primo lockdown, certo, no? Per tutta questa cosa del touchless, del contactless. E è incredibile, ma parlavo con degli addetti al ricevimento che addirittura erano spaventati dal fatto che il self check-in, il web check-in potesse portare via loro questa attività di registrazione, sì, dei documenti, perché alcuni di loro mi dicevano: ah, ma io sono più a mio agio nel back office, e come cosa succederà se non ci saranno più queste cose di back office da fare? Ora, a me dispiace molto, insomma, per queste persone che ovviamente hanno affrontato un disagio e lo stanno sicuramente affrontando tuttora, no, in questa fase del cambiamento, no? Ma se ci pensiamo bene, queste tecnologie, e per questo dicevo che innovazione non è solo tecnologia, no? Ci sono le tecnologie che ci abilitano a fare delle cose nuove, no? Come ad esempio raccogliere in maniera più semplice le informazioni di un ospite, vedi un web check-in inviato sul cellulare o un self check-in fatto su un computer, un chiosco dedicato direttamente nella reception dell'hotel, ma allo stesso tempo ci aprono le porte, ci spalancano le porte alla relazione, ed è quello che secondo me è una cosa veramente fantastica, perché ci permette di avere il tempo per avvicinarci al cliente e per focalizzarci su com'è quella persona, quante valigie ha portato con sé, ha bambini, che tipo di auto è arrivato, che tipo di orologio porta al polso, con quale tipologia di carta di credito sta pagando. C'è un mondo di micro informazioni, ok? Per questo si parla molto spesso di micro data più che di big data, no? All'interno degli alberghi, con cui io posso iniziare una relazione, perché non devo stare con la testa china sopra il computer per inserire le informazioni del documento, no? E questa cosa è straordinaria, e soprattutto spalanca le porte alla formazione, alla crescita, no? Da parte di addetti alla reception, che capisco che in questo momento magari stiamo affrontando un momento difficile, no? Non solo loro, magari poi anche altre figure all'interno dell'albergo, per non dimenticare nessuno, no? Ma io invito tutti quanti a mettersi in gioco e a dire: benissimo, allora accolgo a braccia aperte questa sfida, che è la sfida del cambiamento, che è la sfida della relazione, e torno a fare veramente quello per cui sono presente in hotel, ossia fare l'addetto al ricevimento, quindi all'accoglienza, ok? Non il data entry, ecco. Quello lo facciamo fare alle macchine, che sono molto più brave di noi. Che belle parole, chiaramente molto c'è tanta sensibilità e consapevolezza, ancora una volta, perché è chiaro che il rapporto umano, in termini proprio di ospitalità, tu sei un mio ospite e dunque io ti faccio sentire, ecco, ne parlavo in precedenza, altri podcast, in conversazioni dove non è che ti faccio sentire come a casa, meglio. Quindi sì, crei delle situazioni dove davvero regali delle emozioni, a prescindere dal ruolo che tu possa avere, no? Dalla persona che ti apre una porta, che ti dà il primo benvenuto, che poi tra l'altro, sì, anche qui, se noi vogliamo tornare all'ABC, no, è chiaro che quello è un momento veramente importante, cioè talvolta, no, tu pensi che quella persona, quella risorsa umana in quella posizione lavorativa, no, del doorman, per esempio, no, o semplicemente della persona che ti aiuta con le valigie, no, laddove tu ce l'abbia, insomma. Certo, dove c'è ancora questa figura. Non c'è, sì, ancora, però ci sono ancora delle situazioni un po' familiari, eccetera, però sono quei momenti di ospitalità che veramente fanno la differenza e veramente ti danno un segnale proprio di base di dove tu hai messo piede. E quindi, certo, lì c'è subito, no, un pensiero
Che bello, mi sento un attimo, mi sento già considerato, ma al di là del fatto che io sia un turista. E quindi la percezione, qui andiamo poi in discorsi di percezione dell'ospite, sì, dell'individuo. Sì, e parliamo di momenti, cioè come hai detto tu benissimo, cioè ci sono dei bellissimi libri che parlano nel tema dei micro momenti, no? E solitamente, io vi invito insomma di andare, magari potrei consigliare tu, no, anche dei libri alle persone che ci seguono, i momenti fondamentali, i momenti di picco, come si dice solitamente, sono due, uno all'inizio e uno alla fine, sono i momenti di picco che si ricordano più facilmente nell'ambito delle nostre esperienze. Allora mi chiedo, che senso ha far vivere un momento di picco negativo al momento del check-in, ok, quando invece lo possiamo trasformare in un grande biglietto da visita e in un grande movimento positivo che le persone possono ricordare per tutta la durata della loro permanenza e anche quando poi ritornano a casa. Bravissimo, esatto, questo pinnacle moment, pinnacle time, e qui è chiaro, ancora una volta Maurizio, la formazione, perché ecco, noi stiamo parlando di cose, ovviamente tutto ciò che io sto dicendo come te adesso si basa su un'esperienza personale, proprio di posizioni, di figure lavorative, di accoglienza, di assistenza, di viaggio, di ospitalità, di albergo, eccetera. Tu chiaramente dici delle cose sulla base di quello che hai vissuto e di quello che hai visto poi, no, nei colleghi. Però sicuramente da questa prospettiva non può esserci più improvvisazione, no? Perché anche quello che stiamo dicendo, certamente, no, poi è il frutto di una gestione mirata, di una strategia, no? Proprio di accoglienza, di ospitalità, che include e precede, posticipa altre cose, no? Come noi sappiamo, poi alla fine la persona è qui, poi arriva ad una domanda che ci tengo tantissimo, che possa arrivare nella tua struttura, tra l'altro... anticipo che appunto tu adesso ti trovi nella tua struttura, è un qualcosa che veramente mi ha colpito, il Montemezzi Travel Experience, ecco, sì. Che cosa è, a proposito di accoglienza, è già il nome che mi ha veramente colpito da subito, ho visto un tuo post su LinkedIn, da quel momento mi ha catturato in una maniera straordinaria e lì ho capito la tua grande abilità strategica in termini di ospitalità, perché sicuramente il nome, come si dice, è tutto un programma. Che cosa vuol dire questa sì, cosa? E perciò poi facevo questo commento, no, di servizi e di strategie, perché è chiaramente tutto collegato, prima, durante e dopo, la persona quando prenota, quando arriva in struttura, durante e anche il dopo. E secondo me questo brand, questo nome, io ero molto curioso e ti vorrei chiedere, mi dici qualche cosina di nicchia? Assolutamente. Allora, è un nome che nasce da un'esperienza di tanti anni fa. Avevamo appena aperto la nostra struttura ricettiva, il Montemezzi Hotel, e devo dirti che il Montemezzi Hotel non si trova in centro a Verona, quindi non si trova in una posizione privilegiata. Noi ci troviamo in un piccolo paesino della provincia di Verona che si chiama Vigasio, un paesino che sta a circa 12 chilometri dalla città, e quindi per arrivarci, ecco, ci vuole un po' di strada, no? E ricordo benissimo che era il 2006 quando ricevemmo la prima recensione su TripAdvisor e noi tutti entusiasti, avevamo appena aperto, quindi figurati, un team giovane, insomma tutte persone molto molto motivate. E ci arriva questa recensione che recitava nel suo titolo In the middle of nowhere, ok? Quindi proprio in mezzo al nulla. Quella, okay? Famosa frase. E restammo tutti veramente impietriti, no? Perché noi avevamo veramente aperto con grande entusiasmo, no? E però quella recensione ci fece fare una riflessione molto profonda, quindi ecco l'importanza, no, anche di saper ricevere il feedback. Allora, sicuramente all'inizio ci fece un male incredibile, ok? E quindi ci arrabbiamo anche, no? Però era una reazione anche spontanea. Però poi capimmo, è chiaro, quanto fosse importante... Permettimi se ti interrompo, perché è proprio giusto una parentesi. E certo, se dovesse arrivarti oggi questo commento, tu lo accoglieresti a braccia aperte oggi, perché capisci l'importanza di quella frase, che in the middle of nowhere significa che sei stato bravissimo
a sì, creare quella cosa. A portare qualcuno fino nel paese di Gaza. E quindi capimmo che dovevamo fare qualcosa per distinguerci, cioè l'importanza di differenziarci, di portare l'ospite da noi perché aveva una ragione valida, no? Vedeva in noi la soddisfazione di un suo bisogno specifico, no? E quindi iniziamo un percorso che è durato però anni, sono molto sincero, cioè c'è una parola che tutti quanti si dimenticano, qualsiasi settore si lavori e qualsiasi tipo di professione si faccia, che è la parola sacrificio, che è una parola che non piace a nessuno, perché è una parola che non è più di moda ormai, ok? Quindi, però il sacrificio è secondo me, un valore importante, perché significa amare quello che fai e mettere tutti i giorni di fronte a tutte le difficoltà, tutte le energie che tu hai a disposizione per cercare di dare il meglio e di vincere la sfida che trovi davanti a te. E in questo caso la nostra sfida era appunto questa, era permettere all'ospite di personalizzare il più possibile il proprio soggiorno e di sceglierci, facendo quindi quei 10 chilometri in più, ecco, rispetto al centro, magari al centro di Verona. E questo è un percorso che ha veramente avuto tantissime fasi, alte, basse, piccole vittorie, grandi fallimenti. Perciò non è stata una strada facile. Nel 2012 facemmo una bellissima iniziativa di guerriglia marketing che si chiamava The Fan Hotel, di cui si conservano ancora alcuni video sui nostri canali YouTube, dove chiamammo guerriglia marketing una troupe di attori con cui impersonammo una serie di gag all'interno della struttura ricettiva e che ci permettessero di avere grande visibilità a livello social e quindi anche un riscontro in termini di notorietà, di visibilità. E poi elaborammo sempre di più un meccanismo, una filosofia soprattutto, ti ripeto, all'interno del team, sempre più focalizzata sul guest, sempre più focalizzata sull'ospite, ovviamente nel nostro piccolo, cioè essendo coscienti che non siamo un 5 stelle lusso, non siamo una struttura sulla costiera amalfitana, non stiamo al centro di New York in un bellissimo grattacielo nella Trump Tower, ok, ma siamo ovviamente una piccola struttura, media struttura di 100 camere in provincia di Verona, e quindi per noi la personalizzazione era personalizzare anche semplicemente l'esigenza anche del business traveler, no? Quindi il business traveler che può avere necessità di una connessione ad altissima velocità per le sue videoconferenze, oppure un garage video sorvegliato, curato con una serie di attenzioni, perché magari nella sua auto ha tutta una serie di attrezzature o di prodotti che deve comunque proteggere. Però molto spesso i prodotti, i servizi li si hanno, ma non li si comunica. Ed è quello molto spesso che manca nell'aspetto della personalizzazione. Perciò noi ci siamo sempre concentrati molto sul tema della comunicazione. Comunicazione telefonica, tramite mail e poi mano a mano tramite tutti gli strumenti di automazione digitale che nell'ultimo anno e mezzo con il Covid hanno veramente fatto una crescita esponenziale, no? E quindi comunicare, perché molto spesso si hanno tantissimi servizi, io lo dico spesso anche a altri albergatori con cui mi relaziono ovviamente nell'ambito delle altre mie attività, e non comunichiamo mai abbastanza e non comunichiamo mai sufficientemente nella maniera giusta e nel momento giusto. Assolutamente importante questo che stai dicendo da una prospettiva slow, ovviamente da una prospettiva slow umana, ecco. Perché associamo, io amo sempre fare delle associazioni, no? Come il viaggio, no? E quindi come appunto un itinerario esperienziale, ma chiaramente qui parliamo di ospitalità esperienziale, parliamo di offrire un servizio esperienziale, di proporre, no? Veramente qualcosa di unico all'interno di una soluzione unica. Cioè, qui mi sembra di capire che
ecco, con le tue parole, torniamo anche un pochettino prima, no, ad altre domande. Quindi mi sembra di capire poi che, volente o nolente, vanno ad associarsi un po' tutti i discorsi, perché oggi comunicare vuol dire tante cose, no, che devono andare insieme. Sì. E quindi vuol dire implementare l'abilità personale, umana, vuol dire implementare discorsi di innovazione tecnologica, vuol dire stare al passo coi tempi, vuol dire saper abbracciare, no, questa, come nel tuo caso, no, delle esperienze precedenti, come per tanti altri professionisti, imprenditori, il Covid significa mantenere questa linea, significa evidentemente non più proporre e condividere quanto avveniva prima del Covid e quanto poteva essere una strategia di revenue e di marketing che si ancorava, diciamo, no, a delle meccaniche quotidianità che sono oramai possiamo dire che appartengono a una a modalità completamente diverse, no, di sia da parte diverse, perché perché c'è anche una consapevolezza dell'ospite quando arriva in struttura, del cliente alla ricerca. Io amo sempre chiamare chiunque un ospite nel momento in cui lui è alla ricerca delle sue cose, un possibile cliente che è lì, ma anche lui già è consapevole. Sì. E dunque in parallelo bisogna camminare, quindi di conseguenza sì, riuscire a personalizzare, no, ancora prima. E quindi sì, veramente è tutto un insieme di fattori fondamentali. Sì, oggi. Sì, sì, allora è una sfida. È una sfida in tutti i sensi, no? Tu hai parlato dello slow travel. Ora, oggi di slow travel si parla molto, si parla di under tourism, si parla di over tourism, no? Tutte queste parole inglesi, no, che ormai veramente ci sovrastano, no, da questo punto di vista. E bisogna stare attenti anche qui, perché sì, bisogna anche qui essere consapevoli e da entrambi i lati, sì, sia chi lo sì, propone, sia chi ci si immerge, no? Perché poi sì, c'è un speculare talvolta purtroppo nomenclature. Sì, sulle nomenclature purtroppo si specula molto. Allora, io vorrei citarti in questo caso una frase mitica che io ho avuto in uno scambio appunto durante una live con Mauro Santinato, che penso che magari chi lavora nell'ospitalità nessuno non lo possa conoscere, no? È stato veramente, no, una figura chiave dell'ospitalità italiana in facciamo questo un secolo. Facciamo un saluto a Mauro, assolutamente. Ciao. E Mauro mi ha detto, non ho mai sentito un albergatore morire di overtourism, come per dire, cioè, i turisti, gli ospiti non hanno mai fatto male a nessuno, cioè nessuno è mai fallito di over tourism. Sì. Di under tourism, ossia quando i turisti, i viaggiatori scarseggiano, ahimè, invece vediamo tante serrande, tante porte di hotel che non si aprono più, o magari tanti appartamenti turistici che prima venivano proposti e oggi sono spariti dal mercato. Quindi, secondo me, sta sempre la virtù sta nel mezzo, quindi è necessario capire, no? Allora, il tema dello slow travel è sicuramente interessantissimo e si parla, secondo me, molto spesso un po' a sproposito del tema turismo esperienziale. Ci sono grandi professionisti su questo tema in Italia, su tutte, io cito Silvi Scala, che saluto tra l'altro. Salutiamo anche, ciao Silvi, ciao. Salutare Silvi, che è veramente la Giovanna d'Arco, la chiamerei io, del turismo esperienziale, perché turismo esperienziale non è semplicemente fare il tour fotografico in centro a Roma, non è, certo. Andare in cantina a degustare i vini prodotti, no, ma è proprio invece andare in vigna e fare la vendemmia, quindi partecipare a quell'atto, a quell'attività umana locale e poi gustarne i frutti, no? Quindi è una dinamica molto più complessa. E come hai detto tu, è un tema su cui molto spesso si è divagato troppo, no? Si sono costruiti tantissimi castelli in aria, soprattutto magari da quando Airbnb ha lanciato
le sue esperienze, tutti proponevano esperienze senza che lo fossero realmente. È no? chiaro, è chiaro, è chiaro. Sì, sì, sono pienamentissimo d'accordo con quello che ti ho detto, con gli esempi di professionisti, no, che hai appena fatto. Sicuramente fanno la differenza sul territorio italiano, ma chiaramente lì c'è consapevolezza e bisogna comunque approcciare a dei segmenti, chiaramente seguendo, no, quello che è poi che è stato uno sviluppo, no, di certe tematiche, di certi segmenti turistici. È chiaro, oggi necessariamente noi amiamo parlare di story living, no? Quindi di questo, sì, vivere, ma certo, ma effettivamente è importantissimo la cioè, destinazione. È fondamentale. Io viaggio tantissimo a livello internazionale su destinazioni remote dove questa immersione veramente va vissuta e va consegnata con una visione local, sicuramente non come vendita di un prodotto, diciamo, no, scambio merce, ma quanto proprio di far sentire sulla pelle, no, sensorialmente, sì, quella esperienza da far vivere, e quello lo possiamo trasportare. Perciò facevo questo esempio, no, ospitalità esperienziale, no? Da questo punto di vista mi pare di capire che all'interno di Montemezzi veramente ci sia questa attenzione, questo far immergere l'ospite, no, in quello che sta vivendo camminando all'interno della struttura, incrociando il personale, sì, e il territorio. Poi, Pietro, perché ogni hotel, ogni struttura ricettiva è immerso all'interno di un territorio, piccolo, grande che sia, no? E quindi anche qui torna il tema della formazione, cioè quanto siamo formati sulle opportunità che ci dà il territorio, ma non solo sulla sua storia, perché la storia è importantissima. Però poi ricordiamoci che siamo sempre delle aziende, quindi c'è una cosa che si chiama fatturato e lo dobbiamo portare a casa. Non siamo un'università con dei professori di storia che si possono limitare a raccontare delle storie senza poi creare delle opportunità di soddisfazione di bisogno del nostro ospite, no? Quindi l'importanza di creare una maglia di relazioni anche con operatori del territorio, perché sappiamo benissimo che non solo un hotel, un albergatore non può per legge fare il ruolo di un tour operator, ma non sarebbe neanche ideale per la soddisfazione dell'ospite, perché più specializziamo il lavoro e più facciamo sì che ogni singolo operatore all'interno della filiera del turismo svolga la sua specifica attività, più raggiungiamo l'obiettivo di felicità del nostro ospite, no? Quindi creare una maglia di relazioni per poi offrire, proporre, perché l'hotel diventa il touch point principale molto spesso, no? Oggi c'è anche il web che ti permette ovviamente di prenotare magari l'esperienza prima dell'albergo, ma oggi ancora l'hotel, la struttura hai anticipato è un touch point importante, no? Questo aspetto l'hai anticipato, perché qui rientra, no, in discorsi di veramente di attenzione, cioè facciamo attenzione, perché poi diventa facile poter proporre, no, attraverso un link online, un'esperienza, poi la persona arriva sul posto, quanto di verità e di abilità, no, di far immergere quella persona, perché magari è stato una operazione meramente commerciale, ma quanto è fondamentale quello che dici, perché le comunità locali sono veramente importanti. Io quando dico comunità locale chiaramente mi riferisco ai produttori locali, ai creatori di storie locali, mi riferisco alle scuole, ai ragazzi, alle associazioni, cioè una filiera che chiaramente fa un collante straordinario con l'hotel, con l'albergo, e dunque è primario. A questo punto, ecco, viene fuori che una struttura ricettiva, e soprattutto in un'area come da te ben rappresentata, quanto è importante, quanto riesce ad essere un polipo, diciamo, no, che veramente riesce a dare una mano, no, a tanti che sono lì fuori, che hanno desiderio di approcciare, e sì, un contenitore veramente importante. Io ti porto un'esperienza di vita vissuta, o meglio di imprenditorialità vissuta. Eh certo. Nell'arco di circa 100 metri dal nostro Montemezzi Hotel
ci sono una serie di strutture commerciali, no? Abbiamo, cioè, il piccolo bar, la pizzeria, la pasticceria, il centro estetico, e tutti quanti, quando li incontro, mi dicono sempre: ah, sai, sono venuti dei vostri clienti, sono venuti dei vostri ospiti, hanno mangiato un panino, si sono venuti sì. a fare i capelli, no? Perché ovviamente poi c'è anche il business traveler che, no, ha bisogno di servizi un po' più complessi. E quindi l'hotel è comunque un grande bacino, un grande convogliatore, no? Di relazioni e di clienti anche per le realtà locali che lo circondano, e ben oltre i 150 metri che vi ho citato io, no? Quindi io credo che in questo momento tutto dipende molto dalla formazione dell'albergatore. Ora partiamo, facciamo un passo indietro. Io ho parlato di formazione del guest relation manager, ma il primo guest relation manager deve essere l'albergatore stesso, ossia l'albergatore o l'imprenditore deve essere consapevole che gestire la relazione è il compito primario di una struttura che fa accoglienza, e quindi lo si deve fare in modo da creare relazioni con il territorio anche, no? Quindi il cicloturismo, l'enoturismo, il turismo esperienziale di cui abbiamo parlato prima, di cui esistono operatori specializzati, esatto, che creano proprio esperienze, tour molto molto incentrate sullo story living. È compito della struttura ricettiva, dell'albergatore, no? Del suo team, perché alla fin fine, se vogliamo poi portarla sempre sui numeri, no? Che poi, insomma, all'imprenditore interessa quello. Usando le parole di Jay Abram, che è un grande del marketing americano, no? Ci sono tre modalità per far aumentare il fatturato delle proprie aziende. La prima è aumentare il numero di clienti. La seconda è aumentare il numero di acquisti fatti da parte dei clienti. La terza è far ritornare il più volte possibile questo cliente in futuro. Ora, la prima, in questo momento siamo stati molto limitati, non è stato molto difficile, lo è tuttora, aumentare il numero di ospiti, no, per una serie di motivi che sappiamo, no, Green Pass, frontiere chiuse e quant'altro, no. La seconda è sicuramente l'opzione più semplice che possiamo utilizzare, no, quella di cercare di soddisfare più bisogni e quindi far acquistare più cose ai nostri, certo, ai nostri ospiti. Questo, certo, non significa stalkerizzarli inondandoli di email, ma significa stare con le orecchie e gli occhi ben aperti per percepire ogni singolo bisogno dell'ospite e fare in modo che siamo noi i primi a soddisfarlo e che l'ospite non vada a soddisfarli da un'altra parte. E giustamente torniamo qui con questo punto, no, all'esempio, no, della reception, il front office, il fatto di comunicare, di avvicinarmi alle persone, di percepire, diciamo, lo status delle persone, i loro desideri, no? Di sbirciare un attimino benevolmente, no? Con una strategia un attimino così che ci aiuta reciprocamente, no? Noi ad anticipare poi un eventuale desiderio, dall'altra parte a sapere che lì lo può trovare e quindi comprendere, percepire che è in un bel contenitore pieno ricco di situazioni. Che belle parole. Maurizio, hai parlato... Pietro, scusami, e per recepire, sì, dobbiamo essere però focalizzati. A me, certo. Io lo ribadisco sempre, no? Consapevoli. Perché, per ascoltare dobbiamo essere focalizzati sulla persona e non sulla tastiera del nostro computer, perché dobbiamo avere la possibilità di avere la mente libera, ok, per fare le domande giuste e quindi ricevere quindi le risposte. Che bello, ma prima di farti l'altra domanda, prendendo spunto da questo che dici, ma qui quanto è importante a questo punto, quanto è bello, motivante anche per guest relation manager, per un responsabile in struttura, quanto è bello poter motivarsi, anche differenziare, no?
come dire, l'operato del suo team, cercando di creare anche nuovi risvolti all'interno della struttura, nuove modalità lavorative, cercando di percepire veramente degli animi, comunicando, parlando, no, con le persone. Questo è un qualcosa che io ricordo da sempre in ambito internazionale, ti porto esperienze in ambito croceristico, no, dove c'era questo walking che era quasi, no, una... no, quasi un'attività da fare, no? Quella proprio di relazionare con le persone, incontrarle, fermarle in qualche modo, parlargli e, diciamo, ecco, facendo una griglia, no, differente di attività da svolgere anche all'interno. Certo, è importante avere, come dire, anche numericamente, no, del personale che possa farlo, certo, perché certo, diciamo ci sono tecnicamente dei fattori, delle situazioni, però in linea di massima cercare di metterci anche del proprio. Sì, per... ecco, e il proprio parte poi dalla testa della piramide, no? Quindi parte dall'albergatore, parte dall'imprenditore, perché poi gran parte della formazione si fa on site, all'interno della struttura, con l'esempio di tutti i giorni. Importantissimi formatori esterni, coach, i mentor, chi più ne ha più ne metta, però poi veramente il focus tutti i giorni, la convinzione che questa sia una cosa importante e fondamentale per il proprio hotel. Chiaramente poi uno va in struttura o partecipa alla formazione e poi chiaramente la persona torna alla sua quotidianità, lasciando poi, come dire, all'interno della struttura, no, la gestione proprio della responsabile di struttura, no, un attimino un seguire, un mantenere una motivazione, e quindi è quello che te dici, in sostanza, quanto c'è di proprio, quanto c'è veramente di, certo, di nostro dentro. Quante cose che vorrei dire, Maurizio, è così bello parlare con te, guarda. Ma tra l'altro altrettanto tu sei... Pietro, potremmo stare qui direi un pomeriggio intero. Lo so, tu al momento sei impegnatissimo, noi stiamo registrando naturalmente, sì. Tu sei in struttura al momento, hai inaugurato, sì, ci facci sognare. Sì, allora guarda, siamo impegnati questo weekend perché è ripartito il turismo, sono ripartite le fiere di settore, sono ripartiti gli eventi locali, e quindi questa sera abbiamo un fully booked, siamo al completo. Complimenti! E perciò ovviamente, essendo in fase di ripartenza, ci stiamo dando tutti quanti una mano, tutti insieme veramente come staff, perciò questa è una cosa importantissima. Infatti io, se mi permetti di farlo in diretta, non so quanti ragazzi dello staff vedranno questa live, poi magari io la condividerò anche con loro, però io prendo l'occasione per ringraziarli, certo, perché veramente sono fantastici, si stanno facendo veramente un lavoro incredibile, si stanno facendo in quattro per far ripartire la struttura al 100%, non si stanno tirando indietro su nulla, stanno dando veramente tutto se stessi, e perciò io non posso che altro che ringraziarli, e prendo l'occasione per farlo proprio oggi. Ma come no, io mi associo a questo tuo saluto naturalmente, ma sicuramente quando tu hai detto prima la testa, no? Cioè la testa, quindi è chiaro che ci sei te alla guida, ovviamente con, sì, tutta ma la passione. Testa, sì, ma la testa può cercare di dare appunto, esatto, l'esempio, poi cercare di dare la strada, però poi quelli che scendono in campo tutti i giorni sono loro, no? Quindi se siamo però al completo questa sera, il merito va a loro. Se mi permetti, Maurizio, comunque è tanta roba avere, diciamo, un front line, diciamo, in prima linea che dia l'esempio giusto, con umiltà, ma con motivazione, con passione. Poi non dimentichiamo che qui, ecco, vedi, mi fai aprire altre parentesi, che amo tantissimo parlare di leadership. È chiaro che l'umiltà unita alla profonda motivazione ed entusiasmo proprio di quel proprio che dicevamo prima, è chiaro che ci dà veramente tanto desiderio di andare positivamente avanti, ecco. E quindi non mi meraviglia che il tuo team, il tuo staff e tu stesso siate veramente, e ti faccio i miei complimenti. Giusto un paio di domande, perché so che sei impegnato, ma vorrei, non sì, posso purtroppo non... ti devo lasciare tra un po', sì.
Sì, esatto, ma chiudiamo, ecco, abbiamo parlato di pubblico, di internazionale, di audience internazionale, di ospiti dall'estero, sappiamo qual è la situazione, ma da questo punto di vista di cui stiamo discutendo, ecco, quanto l'internazionalità diciamo, è significativa oggi in relazione a quello che è il turismo responsabile, in relazione all'eco-travel, all'eco-tourism, diciamo queste nomenclature che comunque ci piacciono, ma in sintesi alla fine parliamo di sensibilità del territorio, di Sì. onestà propria intellettuale e di tanta volontà professionale, ecco. Sì, allora questo tema lo abbiamo affrontato molto bene insieme a Cristina Gambino, Che che ha fatto con salutiamo. me, che salutiamo, ha fatto insieme con me le dirette di The Italian Job Che bello. e anche con il supporto di Antonio Cantafio, che è stato un grande live manager per noi, e Wow. abbiamo affrontato proprio tutte le nicchie del turismo in Italia, che sono fondamentali poi per attirare sul nostro territorio invece il turismo internazionale, no? Quindi abbiamo parlato di cicloturismo, di enogastronomia, appunto di turismo esperienziale, di glamping, no? Che è questa grande altra tendenza, Certo. no? Grandissima tendenza. Abbiamo parlato di nomadi digitali e dell'importanza o dell'opportunità magari di trasformare alcune nostre città d'arte che adesso stanno soffrendo Sì. tantissimo in luoghi che possono accogliere queste community di nomadi digitali, no? E io credo che l'Italia sia il paese dello slow tourism di nicchia, no? Perché poi siamo un paese incredibilmente frammentato nel senso buono, no? Del termine, no? E abbiamo ancora questo retaggio medievale delle piccole città-stato, delle signorie, dei comuni, no? E quindi ancora, no? Ogni territorio conserva i ricordi di quell'epoca che ci trasciniamo, no? Tuttora, no? Nella nostra storia, nel nostro DNA. Quindi lo slow è importante, ok? L'importante è che lo slow, secondo me, si associ però poi anche a un certo numero, no? Di turisti che arrivano sul nostro territorio, perché non possiamo pensare che l'ospitalità sopravviva se Esatto. il numero di viaggiatori non torna a crescere. Ma assolutamente non limitarsi anche ad un periodo, ad un momento temporale, no? Dove poi, ecco, come dire, le temperature se ne vanno via e abbiamo terminato, no? Di proporre o, come dire, di coinvolgere in termini lenti ed esperienziali il mondo estero, ma cercare di amplificare, no? Una proposta, cercare di seguirla, di ideare, no? Sempre. E chiaramente il territorio è così importante, fra i tanti importanti del mondo, ed Sì, è giusto che ci sì, sì. sia un'attenzione costante, sì, al seguito poi di tutto quello che uno ha vissuto in questi mesi. È fondamentale, tutto fondamentale. Maurizio, ma che belle cose! Io sono contento di parlare di Slow perché Travel Time and Talk, il mio podcast, naturalmente si focalizza sul mondo dei viaggi. Io stesso sono sempre in viaggio, vengo da questa, diciamo, visione del travel e immergendomi dovunque nel mondo, e quindi con te mi sono immerso oggi veramente alla stragrande. Ti ringrazio veramente di aver dedicato oggi in particolare tra un impegno e l'altro, veramente lo apprezzo Ce perché l'abbiamo fatta, dai, ce tra l'abbiamo una cosa e fatta. l'altra. Ti ho dovuto anche chiedere un attimo, no, di ritardare il nostro meeting perché eravamo abbastanza Ma sai con l'acqua cosa? alla gola dall'altra parte. Questo è il bello dell'autenticità, Maurizio. Qui è il bello della spontaneità, dell'autenticità e veramente di qualcosa di vero che si sente, e quindi anche non si vuole rinunciare a dare un contributo, e quindi veramente l'apprezzamento continuo nei tuoi confronti per aver trovato questo tempo. Che dire? Allora, ti auguro
veramente una stagione, questi prossimi mesi, da qui a quando avrai la possibilità, alla stragrande, con Montemezzi Travel Experience, con qualsiasi diciamo tuo movimento operativo a destra e a manca, per il tuo staff soprattutto, per chi ti circonda. Cari amici, continuate a seguirci con insomma le nostre condivisioni, perché poi tra l'altro oggi in questa jam session veramente ci ha fatto piacere conversare. Continuate a seguire quello che vi fa piacere dal punto di vista di viaggio, di ospitalità, ma anche con te, Maurizio. Vorrei immortalare questa chiusura con un mio slogan, che è quello che dico sempre ogni volta a chiusura. Certo, assolutamente. Che è always action with passion. Sei pronto? Assolutamente. Al mio 3, 1, 2, 3 e always action with passion. Yeah, grazie mille. Un augurio positivo per tutti quanti amici. Buona estate, buona stagione. Noi continuiamo a stare qui. Insomma, seguiteci per quello che potete. Grazie mille, grazie da Pietro, da Travel Talent Talk. Alla prossima. Ciao! Ciao, ciao, ciao Pietro. Maurizio. Grazie ciao. Mille. Ciao. We'll be right back.